Se in italiano comunque sia per me coltivare il bello in tutto ciò che facciamo, fin dall'antichità, ma in tutti i settori. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Direttamente dal Festival del Made in Italy qui a Milano apriamo i microfoni di Al Dente in queste pillole che ovviamente tiriamo fuori ai nostri ospiti. Bentornata allora Laura Inghirami. Grazie. Founder di Donna Jewel. Sì. E quindi stiamo parlando di gioielli. Mondo gioiello. Allora, quanto fa, domandino al volo, quanto fa della cultura di un paese la tradizione relativa ai gioielli, secondo te? Guarda, è fondamentale. Oggi sono emerse diverse cose proprio sul Made in Italy e di questo devo fare complimenti all'Eccellenza Italiana per aver organizzato una bellissima iniziativa come questa. Noi siamo a tutti gli effetti figli di tradizioni, di storia, di cultura che naturalmente nei secoli ci hanno plasmato. Quindi se ci pensi già a partire dai popoli mesopotamici, gli usi, i costumi, le mode, le tecniche erano il risultato dell'incontro tra popoli che si erano anche stanziati nella penisola italica e che nella penisola italica avevano trovato non solo una dimora ma anche un luogo felice, un luogo generoso dove esprimere se stessi anche e soprattutto attraverso il lavoro manuale. E quei popoli lì poi sono diventati etruschi, che sono diventati romani, che sono diventati grandi maestri del Rinascimento, che hanno saputo tramandarci i segreti e i valori di queste arti. Fino ad arrivare ai giorni nostri in cui il Made in Italy deve essere assolutamente difeso e quindi la tradizione è importantissima, unita naturalmente a quella che è l'innovazione per guardare al presente e al futuro. Allora ti lasciamo subito andare, ma per creare continuità tra te e tutti gli ospiti, insomma, sì, che sono protagonisti oggi al festival e passeranno di qui, lascia una domanda al prossimo ospite che si siederà qua, ma non ti posso dire chi è. Una domanda a cui dovrà rispondere, okay, sul Made in Italy, su quello che vuoi. Ovviamente il Made in Italy è, insomma, un po' l'elemento che tiene il fil rouge, no, tra tutti voi. Perfetto, ma io direi di chiedere perché sei orgoglioso di essere italiano. Ok, grazie a Laura Inghirami e ci sentiamo presto. In grazie, bocca al lupo per tutti. Grazie, ciao. Ciao. Do il benvenuto a Francesca Bardelli Nonino, nonché sesta generazione della famiglia Nonino. Yes. Come stai? Com'è andata sul palco? È stato molto 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 bello, anche perché ero con persone incredibili e devo dire che riuscire ad ascoltare anche l'esperienza di altre persone che rappresentano i prodotti nel Made in Italy sui social, con la propria azienda, è sempre di ispirazione. Allora, stiamo dando un elemento di continuità tra voi che passate di qua, vi rubiamo giusto qualche minuto. Ti lascia questa domanda Laura Inghirami, direttamente dal settore al mondo dei gioielli. Ti chiede subito perché sei orgogliosa di essere italiana. Sono orgogliosa di essere italiana perché per me l'Italia è sinonimo di valori di famiglia molto forti. Intendo dire, abbiamo un legame con dei legami personali molto forti, molto veri, molto autentici, perché abbiamo una cucina che fa impazzire il mondo e perché con i nostri prodotti hanno un cuore, nel senso che i nostri prodotti, che siano vino, grappa o ricette, raccontano le nostre storie. Secondo me questo ha un potere incredibile. Una cosa che aggrappa Nonino che non hanno le altre grappe? Vai. Allora, la trasparenza in etichetta, perché noi dichiariamo sempre 100% distillata con metodo artigianale per rendere assolutamente tutelato il consumatore. Uno. Due, il tipo di attenzione alla qualità, nel senso che in Italia le distillerie in media hanno dai 6 ai 12 alambicchi che distillano vinaccia stoccata fino a 8 mesi. Noi, per poter distillare vinaccia freschissima, anzi noi, mio nonno, il nostro master distillatore, ha costruito una distilleria unica al mondo con 66 alambicchi discontinui artigianali che, invece che distillare per 8 mesi, distillano per 8 settimane. Guarda quella telecamera lì. Giorno e notte, noi distilliamo anche di notte per distillare la vinaccia freschissima e si sente! Grazie per quello che ci hai raccontato, complimenti
dappertutto. Lascia una domanda al prossimo ospite, non sai chi è. Se dovessi spiegare il Made in Italy a un non italiano, che parola useresti? Con tre parole. Bello, ci piace. Grazie ancora a Francesca Bardelli Nonino. E io vi aspetto in distilleria. Ciao. Ciao. Bentornata Vittoria Maiani. Grazie. Ricordami mille. Il numero della generazione. Nona. Nona generazione della famiglia Maiani. Partiamo subito con la domanda che ti ha lasciato l'ospite di prima, che era Francesca Bardelli Nonino, e dice: se dovessi spiegare il Made in Italy in tre parole a un non italiano, cosa diresti? Anche più, pochino più di tre, dai. Direi la cosa su cui siamo più forti, ma che non valorizziamo abbastanza, per quanto noi siamo conosciuti in tutto il mondo per il nostro Made in Italy, non lo valorizziamo abbastanza, secondo me, perché siamo così, diamo per scontato tutta la bellezza che abbiamo. Tre termini che ti vengono in mente pensando al Made in Italy: eccellenza, artigianalità e unicità, per via di quanto noi abbiamo cose uniche spostandosi di città in città, anche di 20 km in 20 km. Autenticità. Sì. Ti piace? Ci piace, bravo. Senti, parlando invece di cioccolato, qual è il tuo primo ricordo legato al cioccolato? Voglio sapere. Ah, il mio primo ricordo legato al cioccolato. In realtà ho la documentazione anche di questo, perché siamo andati, io, mia nonna e mia mamma, su Rai, un canale della Rai. Siete andate. Andate, cioè sono venuti a casa di mia nonna per intervistare mia nonna. Io ero lì, avevo un anno forse, e camminavo appena, e mi ricordo benissimo, avevo questo vestito di raso verde e avevamo il cioccolato ovviamente dappertutto, e io mi ricordo che mangiai questo cioccolato e mi sporcai tutta e infatti secondo me è da lì che mi è venuta un po' la... Nato quel rapporto. No, anzi, no. Il fatto di mi piace ma non riesco mai a mangiarne troppo. Ah, ecco, okay. Quindi forse è da quella cosa lì. Partito. Però il primo ricordo, sì, quello. Continua il nostro gioco tra voi ospiti. Devi lasciare una domanda sul Made in Italy, su anche il cioccolato, su quello che vuoi, ovviamente che ha a che fare un po' con l'Italia, al prossimo ospite, ma non sai chi è. Ti interesserebbe scoprire come si fa il cioccolato e che cosa ci sta dietro e saperne di più? Ti interessa il mondo del cioccolato? Ti piace il cioccolato da mangiare? Probabile. Quindi però doppia domanda facciamo. Ti piace, poi lì diciamo primo rompiamo il ghiaccio. Ok, sì. Ti sì. piace il cioccolato e nel caso ti interesserebbe scoprirne di sì. più? Sì, perché sì, mi interessa sapere cosa risponderà. Intanto grazie, in bocca al lupo per grazie tutto. Grazie mille, grazie a te. Vittoria Maiani, ciao. Va avanti la carrellata dei nostri ospiti direttamente dal Festival del Made in Italy e a pochi secondi, anzi minuti, dalla fine del panel. Benvenuta Ilaria Cappuccini, co-founder di Blue It e creator, diciamo, nel mondo vini. Grazie. Com'è andata sul palco? Molto bene, mi sono divertita molto. Ottimo, molto hai detto bello. Che eri un po' tesa, ma poi molto dopo. Tesa, però poi dopo, dai, come sono salita è andato tutto via. Lì. Beh, anche perché sei abituata a parlare, no? Sì. A fare contenuti. A... Sì. Senti, come nasce la tua passione, il tuo amore verso il mondo del vino e il mondo enogastronomico? Sembrerà una risposta banale, però chiaramente è una cosa di famiglia, cioè mia nonna è una grandissima cuoca, mio babbo è un grandissimo cuoco, mia mamma è una grande amante di vini e quindi io da sempre sono cresciuta in una famiglia che ha proprio amore per lo stare a tavola e la condivisione. Pensa che mio babbo arriva a casa tardissimo la sera, ma noi alle elementari cenavamo alle 10:30 per cenare insieme. Quindi questa è proprio una cosa che mi hanno insegnato, la condivisione del della mangiare, tavola, del piacere. Della tavola, esatto. Quindi dopo ho fatto un bachelor in arti culinarie e sono diventata sommelier e da lì insomma... Partito tutto. Esatto. Senti, invece parlaci un po' di Blue It, raccontaci un po' qual è la vostra mission, cosa fate e poi ho qualche domanda su questo. Blue It è una startup, è un progetto che nasce a dicembre del 2021, 5 donne, quindi imprenditoria femminile, e in poche parole, te lo spiego velocemente, noi trasformiamo granchio blu, quindi abbiamo lavorato al fine di rendere questo grosso problema che ormai tutti purtroppo conosciamo da agosto, hanno iniziato a parlarne tutti della invasione del granchio blu, renderlo invece un'opportunità. Noi creiamo prodotti a base di granchio blu, polpette, sughi pronti, maionesi, ma anche
polpa al naturale e lo commercializziamo in Italia alla ristorazione, in grande distribuzione. Siamo entrate 2-3 giorni fa in una grande catena di distribuzione. Ottimo. E poi all'estero. Complimenti allora. Grazie, grazie. Sento mille. Che hai delle good vibes, come sì, si dice. Sì, sì. L'ultimo bicchiere che puoi bere nella tua vita, quale etichetta scegli? Ti dico il vitigno. Vai, dai. Dimmi il vitigno. Un pino nero. Via. Tutta la vita. Sì, sì, sì. Adesso cambiamo invece totalmente settore, perché stiamo facendo questo gioco per tirare un filo conduttore tra voi ospiti. Ti lascia questa domanda Vittoria Maiani, dalla generazione, certo, appunto, storica dei cioccolati direttamente da Bologna. Ti piace il cioccolato? Domanda 1. Assolutamente. Ok, sì. Allora possiamo andare alla domanda 2, che era questo il mio dubbio. Ti interesserebbe saperne di più, sapere bene che cosa c'è dietro il mondo del cioccolato? Era sì, curioso di questo. Sì, anche se mi è capitato per grande fortuna di andare a visitare, insomma, di approfondire anche durante i miei corsi, il mio bachelor in arti culinarie, anche il mio master, tutto il processo di lavorazione del cioccolato, però sì, è una cosa che mi piace tanto e capito, Vittoria, no, mi perché interesserebbe. Lei ci teneva, poi riascolterà questo contenuto. Assolutamente. Prima di andare via, giustamente questo gioco deve andare avanti, non sai chi sarà il prossimo ospite che si siederà qua, lascia una domanda a cui dovrà rispondere, quello che vuoi. Allora, io chiedo se mi sa indicare 5 vitigni autoctoni italiani. Però... Scusa, sei un po' tre vitigni autoctoni italiani. Ti auguriamo in bocca al lupo per tutto. Ringraziamo Crepi, ancora grazie. Ilaria Cappuccini. E seguitela sui social. Esatto. Grazie a tutti. Allora andiamo avanti con queste interviste, diciamo a caldo, anche dopo il panel qui dal Festival del Made in Italy con Giovanni Rana Junior. E ben arrivato ai nostri microfoni. Grazie, grazie mille a voi per l'opportunità. Com'è andata? Come ti sembra il festival? Bellissimo, dico grazie per l'opportunità, perché veramente vedere così tanti giovani e avere l'opportunità di parlare a loro, peraltro nel mio panel insieme a 3 giovani imprenditrici, è bello, stato veramente, ma poi anche ascoltare tutti gli altri che hanno fatto un intervento, visitare la, diciamo, la parte, dico fieristica perché sembrano tutti piccoli stand, poi una fiera non è, però comunque è molto coinvolgente, interessante vedere la parte di artigianalità. Avete fatto un ottimo lavoro. Penso sia anche un po' motivante per voi, no? Ritrovarvi in categorie tra virgolette un pochettino diverse uno con l'altro, però vi motiva a vedervi, no? Che state... ci mancherebbe, anzi eravamo lì che dicevamo adesso come dire, condividiamo le nostre esperienze, ma anche regalandoci un tour delle rispettive realtà, perché evidentemente ci piacerebbe capire meglio come funziona poi il processo produttivo, nel mio caso pasta ripiena, poi Maiani cioccolati, Nonino, certo, le grappe, quindi sicuramente sarà interessante, e poi invece Ilaria per tutta la parte legata al vino. Ecco, Ilaria tra l'altro è stata l'ultima a essere qua ai nostri microfoni. Ti lascia questa domanda, è un gioco che stiamo creando tra di voi, quindi okay, poi lo dovrei fare anche te, okay, però rispondi a questa, chiede la definizione, anzi i 3 nomi di vitigni italiani, autoctoni. Mi chiede la definizione? No, scusami, la definizione, 3 nomi di 3 vitigni italiani autoctoni. Corvina, Corvinone, Rondinella. Via, tac, poi chiederemo a lei. Se va che in teoria, se non sbaglio, sono quelli dell'Amarone che è fatto a Verona. A posto, a posto. Senti, io ti chiedo, come riuscite in azienda a tenere in tutti questi anni e continuare su questi livelli alti, nonostante insomma facciate una produzione in larghissima scala? Qual è il segreto e anche la fatica, la tecnica? Credo l'adattamento sicuramente dei prodotti ai vari paesi in cui lavoriamo. Noi abbiamo, ne parlavo anche prima durante il panel, abbiamo un prodotto che è una nicchia, il nostro settore è la pasta ripiena, è una nicchia anche se lo paragoniamo alla pasta secca, per dire, no? La penetrazione è ben diversa. E quindi non posso pensare che io posso andare all'estero, per esempio, e imporre la mia cultura culinaria a altre culture culinarie. Certo. Quindi sicuramente l'adattamento delle ricette, l'adattamento dei sapori, dei profili aromatici, e questo però comporta chiaramente un'enorme complessità produttiva, perché se io faccio lo stesso prodotto per l'Italia, lo stesso ricotta e spinaci, e lo esporto in tutti i paesi del mondo, giuro che il dipartimento di produzione è felicissimo, perché accende la macchina una volta sola, via, produce,
E invece il ricotta e spinaci per l'Italia è diverso da quello per la Spagna, che è diverso da quello per la Germania, che è diverso da quello perché per l'America. Perché abbiamo palati diversi. Perché abbiamo palati diversi, quindi questo non vuol dire che il ricotta e spinaci non lo si fa, ma si aggiunge magari un ingrediente caratterizzante, più spinaci, meno spinaci, più ricotta, più grasso o meno grasso. Grasso si intende, una componente grassa. L'aglio, per esempio, negli Stati Uniti deve essere praticamente presente in ogni piatto, è quello che a loro piace. E qual è il prodotto rana più iconico secondo te? In Italia sicuramente il cappelletto a prosciutto crudo e il raviolo ricotta spinaci, perché alla fine noi lanciamo un sacco di innovazione in termini di sapori, perché poi l'innovazione non è secondo me sui sapori della pasta ripiena, ma è più tecnologica. Però alla fine noi italiani rimaniamo lo zoccolo duro, ricotta spinaci, cappelletto prosciutto crudo o alla carne. Invece ti lascio fare una domanda anche a te, al prossimo ospite che passerà di qui, ma non sai chi è, e quindi può essere una domanda in generale sull'Italia, anche sui prodotti rana o sul Made in Italy, su quello che vuoi. Cosa c'è di, cosa vi è di entusiasmante nel lavorare nella parte produttiva? Perché quello è un po' l'argomento della giornata. E perché un ragazzo dovrebbe lavorare, studiare per lavorare poi in questo ambito? Grazie ancora a Giovanni Rana Junior. Grazie. Ciao. È un piacere ospitare Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati. È un piacere mio, grazie. Grande onore partecipare a questo bellissimo evento. Onore nostro, com'è andata? Molto bene, grande energia, tanti giovani, molto bello. Veramente una grande soddisfazione poter vivere anche, no, questo fermento. Percepire che avete un generato. Po' gli stati d'animo, diciamo. Gli stati d'animo giovani. Che mi sembrano positivi, vedo volti sorridenti, domande, grande interesse. Di nuovo, complimenti, siete stati molto bravi. Allora, grazie. Partiamo subito, insomma, con questo fil rouge che si sta creando tra voi ospiti, che poi passate di qui, insomma, qualche minuto a raccontarci qualcosa. Giovanni Rana Junior dice, voleva domandare, e poi sei capitata tu, che cosa consiglieresti a un giovane che vuole approcciarsi al giorno d'oggi al mondo dell'artigianato, o comunque in un punto, diciamo, dell'azienda che non è per forza quello del digitale, dell'innovazione del futuro, ma quello che di cui stiamo anche parlando oggi, un po' riguarda un po' la macchina produttiva, il retro, no, dell'azienda. Che cosa diresti e perché è affascinante secondo te? Il consiglio che mi sento di dare è andare in bottega, provare. Sperimentare. Quindi, sperimentare concretamente che cosa vuol dire, come dire, intraprendere quel percorso e farlo diventare una parte determinante e importante della propria vita. E anche perché secondo te è vero che guardando, cioè, la piramide, no? Partendo, diciamo, dal primo step della macchina produttiva, poi capisci davvero com'è un'azienda e che cosa poi rappresenta al pubblico, no? Certamente, pensa che da noi in Ducati uno dei programmi di formazione, qualunque sia il ruolo, qualunque sia il livello, è passare una settimana in linea di produzione, quindi proprio back to basic. E in generale, più poi tratti argomenti che hanno, come dire, un alto contenuto emotivo, più ne devi conoscere le origini, il DNA, l'essenza, l'inizio. Da, no? Dove è partito tutto? Da dove è partito tutto, esattamente. Parliamo, scusami, invece di Ducati, quanto è apprezzato come brand all'estero? Fortunatamente molto. Domanda facile. Moltissimo. Considera che il 90% del nostro... delle nostre attività, delle nostre vendite avvengono all'estero e avvengono veramente in tutto il mondo. Il paese che lo apprezza di più? Allora, in termini quantitativi ti direi Stati Uniti, in termini di intensità forse la Cina. I ducatisti cinesi sono entusiasti, sono folli di passione e di interesse per la Ducati. Prima di lasciarti andare, sì? Domanda al prossimo ospite che capiterà di qui sul Made in Italy o su quello che vuoi, anche sul mondo Ducati, motori, eccetera. Cosa diresti a un investitore straniero che viene in Italia? Qual è la prima cosa che diresti per convincerlo ad investire, a lasciare le sue finanze? A lasciare qua qualcosa. Yes. Grazie Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati. A grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Do il ben arrivato direttamente dal palco principale ai microfoni di Aldente ad Enrico Dente, vedi che sei anche a tema con il cognome, direttore di Motor Valley Accelerator. Ben arrivato ai nostri microfoni. Grazie. Ho detto bene, ti ho presentato giusto? Perfetto. Ok. Partiamo subito da una domanda che poi dovrai lasciare anche tu, che in questo caso ti hanno lasciato, da Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati. Ti chiede,
Cosa diresti a un finanziatore straniero che viene per la prima volta in Italia, o meglio, come lo convinceresti a lasciare le sue finanze qui, e dove e in che modo? Bellissima domanda. Allora, parto dal presupposto che io lavoro per una società che è californiana, quindi io in teoria rappresento un investitore straniero che investe in Italia. Il nostro mestiere è investire in startup, il nostro capitale è americano, quindi... Siamo... E lei non sapeva che saresti arrivato tu, quindi è calzatissima. Noi di fatto investiamo in Italia come Plug and Play, che è una delle società che gestisce il Motor Valley Accelerator, e ci investiamo dal 2019, non solo nell'automotive, anche nel food, nel fintech. E l'Italia è un paese che ha tantissime opportunità. Spesso le società non sono neanche così sovravalorizzate come in altri paesi del mondo, e quindi sono anche delle opportunità finanziariamente convenienti, e c'è tanto materiale umano che ha tantissimo potenziale. Esatto, quindi direi in prima battuta siamo noi investitori stranieri, se vogliamo, che stiamo puntando su questo paese, e in seconda battuta abbiamo anche attratto capitali esteri tramite il Motor Valley Accelerator. Faccio un esempio di una startup su cui abbiamo investito nel 2021, e che appunto è di Padova, e ha chiuso l'altro anno un secondo aumento di capitale da 7 milioni con capitali di cui la maggior parte vengono da Francia e Germania. Quindi anche valorizzando e facendo training agli imprenditori e facendoli crescere, stiamo anche riuscendo a far interessare sempre di più anche fondi di investimento non nazionali. Ottimo, quindi così dici, sarebbe una bella infarinatura per dirgli investi sull'Italia. Diciamo che abbiamo tanti punti a nostro favore rispetto ad altri paesi. Prima di congedarti ti chiedo di lasciare una domanda al prossimo ospite che passerà di qua, ma non sai chi sei, cioè chi sarà, scusami. Non sappiamo chi sarà, teniamo generica. Io chiederei se secondo questa persona l'Italia se la possa giocare in futuro, che sia sull'auto, moda, food, solo su brand, lusso, altissima qualità, o se possiamo continuare a essere competitivi anche o in determinati settori o in tutti, anche sulla produzione di massa, ecco, su ciò che è più mass production. Ok, domanda adesso mi aiuti a segnarla, a focalizzarla, però grazie per tutto e ancora complimenti a Enrico Dente per tutto quello che hai fatto e che fai. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Ben ritornato a Davide Comaschi, il primo italiano ad aver vinto il campionato mondiale di cioccolateria, giusto? Bravo, ti sei ricordato. Mi sono ricordato. Bentornato, come grazie, va? Grazie, a casa? Ti senti a casa? Apparecchiato. Ti chiedo subito com'è andata sul palco, cosa ne pensi di questo evento. Ovviamente non devi essere per forza aziendalista e dire che è tutto bello, puoi essere libero. Ma penso sia andata molto bene, c'era tantissima gente ad ascoltare, quindi questo è molto positivo. Tanti giovani, veramente tanti, non me l'aspettavo così tanti giovani. Anche intorno ci sono tantissime cose interessanti, da simulatori di volo a dei giochi vintage bellissimi, dovrò farci un giro. E no, comunque complimenti, veramente un bel evento. Ti rubiamo solo qualche secondo, poi ti lasciamo andare a continuare il tour. Il gioco che si è creato praticamente tra voi ospiti è quello di lasciare una domanda senza sapere chi è poi l'ospite successivo ai microfoni. Ti ha lasciato Enrico Dente, che è direttore di Motor Valley. Questa domanda dice: l'Italia riuscirà ad essere sempre competitiva facendo forza su brand di lusso, facendo solo, tra virgolette, forza su brand di lusso, quindi di alto livello, oppure riuscirà ad essere competitiva, avrà qualche chance anche su prodotti di alto consumo e non per forza di altissimo livello, ma più mainstream, secondo te? La grande fortuna che abbiamo in Italia è che abbiamo veramente delle eccellenze, della grandissima qualità anche nei microproduttori, cosa che nel resto del mondo scarseggia. E se riusciamo a innescare questo meccanismo di collaborazione, questo meccanismo di voler fare sistema per esaltare al meglio dei settori che ad oggi sono rinchiusi nella propria bolla, penso che quello sarà il futuro dell'eccellenza del Made in Italy, oltre che ai grandi brand, ovviamente. Tu invece come sei entrato nella tua sfera, ovvero quella del cioccolato? Ah, io sono entrato perché
ho una passione per i dolci, il cioccolato è un segmento del ramo pasticceria, quindi che poi sia un mondo completamente a sé, però è una cosa che ha molta attitudine. Mi sono subito ritrovato in questo meraviglioso ingrediente per il gusto ovviamente, ma anche per tutto quello che ci puoi creare, da dei cioccolatini a torte, a qualsiasi cosa, addirittura sculture artistiche, quindi... Ma alla fine è sempre buono da mangiare, quindi non dimentichiamoci che il cioccolato è condivisione, e questo è un elemento in più che mi ha fatto pensare a perché intraprendere questa strada piuttosto che un'altra. Allora, lascia adesso, se ti va, una domanda al prossimo ospite sull'Italia, sul Made in Italy, sul cioccolato, su quello che vuoi. Come vede la didattica italiana sotto il punto di vista dell'enogastronomia da qua nei prossimi 10-15 anni rispetto a come è stata fino ad oggi? Grazie, gliela faremo sicuramente, e complimenti ancora per tutto a Grazie, Davide Comaschi. Complimenti a voi. Ciao. Un abbraccio, ciao. Abbiamo con noi i microfoni di Al Dente, direttamente dal Festival del Made in Italy, Nicolò di Ferdi Wild, ben arrivato e grazie per essere qua. Grazie a voi. Com'è andata sul palco? Tutto ok? Ma bisogna chiederlo alle persone, lato mio benissimo. Sei contento insomma di tutta questa partecipazione, perché ci sono tanti sì, giovani, io no? Faccio sempre questa battuta, non Vai. So come mai a parlare mi chiamano sempre una volta, mai due, non so, ci sarà un motivo. Beh, no? In verità questa è già la seconda, perché dal palco la seconda, dunque è andata bene allora è andata bene, benissimo. Senti, ti faccio partire subito dalla risposta a questa domanda lasciata da Davide Comaschi. È un giochino che poi faremo anche tu, lascerai una domanda senza sapere chi sarà il prossimo ospite. Cosa ne pensi della didattica sul mondo enogastronomico in Italia? Come si evolverà da qua ai prossimi, al futuro diciamo in generale? Ma è fondamentale, nel senso che noi più che didattica abbiamo forse bisogno di una parola diversa, che è educazione. Un'educazione terra a terra, a far la spesa. Abbiamo bisogno di un'educazione che entra nelle scuole primarie, dove ti si spiega le stagioni, dove ti si spiega ciò che è giusto e ciò che può essere magari nocivo, sia a livello ambientale sia a livello di alimentazione. Dunque la didattica, che noi chiaramente da professionisti siamo lì a guardare il dettaglio, adesso qua c'è a tavola mezzo tovagliolo e lo sposti il bicchiere, è una cosa, però quello che probabilmente farà la differenza a livello nazionale è quella di inserire all'interno dei percorsi scolastici dei momenti di educazione ambientale, di educazione proprio legata a tutto quello che è non solo il cibo, ma tutta la filiera che comporta il cibo, no? Ferdi Wild in tre parole. Sole, cuore, amore l'avevano già usata. No, Ferdi Wild è il nostro modo di vivere la montagna, dunque quella che è vivere, cioè stare sul territorio, creare economia, creare un'agricoltura sostenibile, futuribile, quella che è un'agricoltura che sia un valore aggiunto per i nostri figli, per il futuro, che sia un valore aggiunto per le nostre montagne. E da qua dunque Ferdi Wild vuole vivere sul territorio creando e facendo parte del valore delle nostre montagne. Ti lascio andare, prima però ti chiedo di fare una domanda, di formulare una domanda al prossimo ospite che verrà qua senza sapere chi sarà. Non sbirciare, tra non quelli che sono lì, non sbirciamo. In attesa. Quanto oggi la sostenibilità nella cucina italiana è raccontata e quanto è vera? Provocatoria? Anche un po', ma ci piace. Complimenti per tutto, grazie per la domanda e per quello che hai raccontato e per essere stato qua con noi. A voi, a Nicolò, grazie. Torno sulle montagne. E andiamo avanti con Giacomo Bullo, Communication Manager di Alma. Ben arrivato, grazie per essere qua. Grazie a voi per l'invito. Com'è andata sul palco? È andata bene perché una delle cose che maggiormente mi ha colpito è l'età del pubblico che prende parte oggi a un evento come questo. Spesso parlare di Made in Italy viene subito associato a qualcosa di impresa, industria, quindi personaggi che magari nel suffisso hanno già anta, ok? Nella e invece nella siamo età. Under, credo anche 20, under 30 sicuro oggi, quindi anche under 25. E quindi hai anche una bella risposta di quello che stai, di cui stai parlando, di quello che stai cercando di trasmettere in un contesto come questo. Allora, prima di parlare giusto qualche minuto di Alma, un po' di quello che fai, va avanti questo filone di domande innescate senza sapere quale sarà il prossimo ospite. Ti ha lasciato Nicolò di Ferdi Wild questa domanda.
Lui dice, anche un po' provocatorio, quanto della sostenibilità raccontata nel mondo enogastronomico e in generale in Italia, quanto è vero e quanto no? Giro la domanda. Usiamo un discorso di quanto era raccontata e quanto lo è oggi, perché effettivamente il mondo della gastronomia, della cucina, sono insostenibili. Cioè, parliamo di sostenibilità economica, sociale, ambientale, umana. Il mondo della cucina una volta non lo era. Il mondo della cucina raccontava di eroici turni, di anche quasi mostrine nella propria gavetta, nella propria esperienza, di quante ore si poteva riuscire, quanti servizi si riusciva ad affrontare in una sola giornata. Ecco, questo è cambiato. Sicuramente non è più un discorso di sostenibilità da orto, ok, da verdure a chilometro zero, ma è in primis una sostenibilità sociale. Noi lo vediamo anche con gli allievi e voi lo insegnate, e noi poi lo insegniamo in qualche modo. Noi proviamo a dare un'idea, a insegnare, a trasmettere un'idea di non solo di cultura gastronomica, ma anche di cultura della persona in primis. È cambiato il paradigma della relazione tra cucina, cliente. È una sorta di veramente triangolo quasi ristorativo. Vedi anche i cuochi come escono maggiormente in sala, la ricerca del cliente, la maggior implementazione di un network di relazioni. Un evento come quello dove ci troviamo oggi è un ulteriore tassello su quella sostenibilità sociale che viene costruita e che sempre di più deve essere implementata. È anacronistico pensare, esistono, perché ovviamente esistono ancora i luoghi da grandi orari o da grande spacchinata. Però, e questo è successo anche con un'accelerazione dovuta anche dal Covid, nella riqualificazione del ruolo della persona, e il mondo della cucina ovviamente ha a che fare con l'ingrediente più complicato, cioè l'essere umano. Voi insegnate tanto, fate proprio un lavoro di formazione, ma qual è secondo te la cosa più importante? Beh, intanto avere l'idea di dove ci si trova. Noi abbiamo tantissime strutture con cui dialoghiamo, con cui i nostri ragazzi poi vanno anche in stage, quindi abbiamo una sorta di termometro dello stato di salute della ristorazione, ed è importante ed è fondamentale far comprendere al ragazzo il contesto in cui si trova, il luogo in cui si trova. L'Italia è a livello globale, sì, l'Italia è il luogo dai mille campanili, e quella ricetta di quel determinato prodotto sarà diverso dalla frazione in cui viene prodotto. Quindi il ragazzo, oltre che apprendere tecniche, oltre a dargli un'idea, un insieme di nozioni, deve avere quella curiosità di voler apprendere che cosa quel territorio ha da offrire. Prima ero con Ferdi Wild e lui arriva dalle Orobie, un territorio che sicuramente non è dal punto di vista mediatico l'Alto Adige, la Valle d'Aosta, eppure lui è riuscito a creare valore da qualcosa di cui spesso nessuno parla e spostare clienti che arrivano magari da altre regioni, da altri paesi, ed è, questo è incredibile. Ti lascio andare, prima però formula una domanda che faremo ovviamente al prossimo ospite che passerà di qua. Se il futuro effettivamente del Made in Italy italiano è un futuro di esistenza o di resistenza? Bello. Ci piace. Grazie ancora a Giacomo Bullo. Grazie a voi. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Abbiamo Giuliano Guarini, ovvero cofondatore di Caffè Design. Yes. Anche per te è un ritrovarci. Esatto, che bello. Sei stato ospite con Lissoni in una puntata integrale di Al Dente. Intensa, pensavo dicessi. Comunque intensa. Integrale, intensa. Molto intensa. Però dai, era stata molto, molto, molto succosa. Sì, sì. Ti hanno lasciato una domanda. Ok. Senza sapere che saresti arrivato tu. Pazzesco, bellissimo. La domanda sospesa. Esatto, la domanda sospesa è di Giacomo Bullo. Ok. Che dice, sarà un futuro per il Made in Italy di esistenza o di resistenza? Ah, domanda difficilissima. Così. Allora, sì, divaghiamo un po', dai. Allora, io sono un ottimista di default, ok, sulle cose che succedono. Quindi per me è di esistenza.
perché indubbiamente parlare di Made in Italy, parlare d'Italia significa parlare di un'espressione, e quindi di conseguenza secondo me è tipo un sillogismo: se è espressione allora si esiste, perché si esiste per esprimersi, e quindi per me di esistenza anche bella, sì ma vabbè, sì, sempre. Pensi ci sia un grande divario tra l'idea di design e innovazione propria della generazione di oggi rispetto a una generazione prima, che è quella che è stata poi un po' da apripista, diciamo? No, direi di no. In realtà io sono, anche su questo sono, ho una visione abbastanza polarizzata, nel senso che è sempre facile parlare col senno di poi, però probabilmente le stesse cose come mood, intendo, cioè come vivere oggi le cose e che succedono, quindi anche a livello di innovazione, design, eccetera, sono le stesse sensazioni che hanno vissuto le generazioni precedenti alle nostre. Semplicemente succedono cose diverse e uno le adatta anche a quello. È chiaro che adesso magari ci sembra che accadano più cose contemporaneamente, quindi specialmente sulla tecnologia, il design, l'innovazione, queste cose, e ci si sente un po' soverchiati dalle cose, ma a mio modo di vedere non era diverso neanche 50 anni fa, erano di meno, ma erano di meno anche i pensieri, magari, o le cose che accadevano, quindi va tutto un po' di pari passo. Credo che le generazioni siano tutte molto simili in verità tra loro nel modo in cui approcciano alle cose. Allora, domanda sospesa per il prossimo ospite. Allora, posso fare? È una domanda orribile, la domanda che più odio che mi venga fatta. Vai. Ok, che cos'è il design italiano? Sì. Che cos'è il design italiano? La posso fare così? Mi interessa questa risposta, vedere un po' la gente che ne pensa, insomma. Va bene, non so se apprezzerà, non so se apprezzerà l'ospite che arriverà. Terribile, sì, terribile. Se che chi credo che sia sarà terrificato. Hai qualche idea, va bene. Qualche idea, sì. Ringraziamo ancora Giuliano Guarini da Caffè Design, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ciao. Do il benvenuto a Davide Paoli di Classolab. Ciao, piacere. Allora, c'hai la voce un po' giù perché sì, hai parlato tanto sul palco. No, in generale sono stato in generale questi giorni. Allora ti dico, guarda, stai proprio più vicino al microfono, okay, così ti senti meglio. Vai, esatto. Partiamo subito dalla domanda sospesa, ovvero l'ospite che c'era prima seduto qui ti ha lasciato una domanda. Fantastico. Senza sapere che saresti arrivato tu qua. La domanda è da Giuliano Guarini di Caffè Design. Lui dice, questa è la domanda che odia di più quando gli viene fatta, è: che cos'è per te il design italiano? Il design italiano, se mi dici design italiano mi viene in mente la Vespa, non so perché, è iconica. Design italiano comunque sia per me coltivare il bello in tutto ciò che facciamo, fin dall'antichità, ma in tutti i settori, anche se vedi campi coltivati, sono belli. Coltivare il bello, abbiamo dato anche una piccola definizione. Che cosa volete di più? Ti chiedo, quanto credi che la moda riguardo le scarpe, poi anche in generale, sia lo specchio della società in cui viviamo? In effetti lo è, perché la moda in questo momento è super effimera, super effimera, super. Vediamo solamente il soldo. Nel caso delle scarpe, la nuova moda è fare scarpe in pelle vegana, che però è plastica, però la gente la vuole perché dice che è ecosostenibile, ma non lo è. Ma non perché ci sono i materiali alternativi, cioè la scarpa tu la puoi fare anche in lino, che è una fibra naturale, no? Però no, loro vogliono la scarpa in pelle, che non sia pelle, e quindi la prendono in plastica. Come vedi il futuro, insomma, dell'artigianato, del design italiano e non solo? Se devo essere ottimista, io penso che ci sarà... Ci piace così, però. Sì, ci sarà un ritorno all'artigianato da parte dei giovani, perché tra l'altro è uno, come ho detto nel talk, dei settori secondo me più sicuri rispetto all'intelligenza artificiale, perché il computer può imparare a creare un video, a montare un video, ma non puoi imparare a fare una scarpa, a meno che non ci sia un robot che te la fa. Ma comunque sia, il cliente, quello che c'ha i soldi, vuole un prodotto fatto a mano e vuole che sia fatto da un artigiano, non da una macchina. Ci sia una persona dietro. Esatto, perché c'è un amore, c'è l'amore, sì, un sentimento dietro quell'oggetto. Allora noi ti diciamo, continua così, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato qua. Prima di lasciarti andare, domanda sospesa per il prossimo ospite, su quello che vuoi. Sei felice di quello che fai? Grazie ancora, allora, a Davide Paoli di Classolab. Grazie a voi. Ciao. Ragazzi. Ciao. Qui parto senza presentazioni, ma parto subito dalla domanda lasciata sospesa da Davide Paoli di Classolab, che è: sei felice di quello che fai, Claudio Pavesi? Ti devo dire sì. Oh. Sì.
Sì, non è sempre stata questa la risposta nella mia vita, ovvio, come tutti penso, però sì. Io sono coordinatore editoriale di Outpump, che per chi non lo conoscesse è un media digitale, storicamente digitale da un paio d'anni anche cartaceo, che tratta parte dalla moda, inteso come moda 360 gradi, quindi da streetwear, sneakers, fino alla moda, diciamo, da passerella, e arriva a tutte le declinazioni della cultura pop di adesso, quindi musica, design, architettura, arte, sport, però anche da quel punto di vista sempre molto estetico. Che legame c'è tra moda e società, e soprattutto come analizzate poi internamente voi questi cambiamenti anche di gusto, con occhio critico? Sì, perché la moda, come ogni espressione artistica, non è oggettiva. Quindi quella che magari può essere il mio cardigan, a me magari piace molto, tu mi dici a me fa schifo, che ci sta. Come la mia giacca. La cosa oggettiva è che magari è realizzata bene, cioè quei crismi di un bel tessuto, una bella lavorazione. Però c'è anche la soggettività nel dire questa cosa perché piace. E noi cerchiamo spesso di analizzare quello, non solo il lato tecnico, che comunque vogliamo far comprendere, perché se una collezione o un abito magari appunto di John Galliano costa 5, 6, 8 mila euro, e tu mi dici perché, e io magari ti devo far capire che le lavorazioni, i materiali sono motivati. Certo. Il perché il pezzo è geniale magari è perché dietro c'è un'ispirazione legata a una statua greca che lui ha ricreato sotto forma di tessuto, cioè sono anche molto interessanti, sono particolari come cose e tu magari non lo sai, e noi vogliamo spiegarti quello. Quindi c'è quel lato, e poi c'è il lato di analisi sociale, cioè questa cosa può essere bella o brutta, sì, no, perché piace così tanto. Cerchiamo di comprenderlo. Sì, certo. E noi cerchiamo di fare un po' quello, perché società e moda, estetica, sono sempre stati legati, ma fin dall'epoca napoleonica o anche precedente, o anche banalmente il fatto che l'Italia, con tutta il lato, qui ne abbiamo parlato, ne avete parlato, se ne parlerà, il lato di artigianalità che c'è in Italia, i brand che ci sono in Italia, sulla moda poi non parliamone, sono visceralmente radicati alla società italiana. Noi in Italia abbiamo sempre avuto delle espressioni di luoghi dove esprimere il bello che sono diversi da quelli degli altri paesi. Noi abbiamo le piazze, cioè da noi siamo un paese mediterraneo, d'estate alle 9 c'è luce, vai a fare l'aperitivo fino a tardi e ti vesti bene, perché quello della piazzetta vuole far vedere alla quella della via di fianco che c'ha la giacchetta più figa. Una cosa del genere in Germania o in Olanda, dove alle 4 del pomeriggio è buio, non succederebbe mai. Bene. Quindi c'è sempre un legame che unisce società, luogo, cultura e tradizioni. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato. Quindi, grazie a te. Prima di salutarti, seguite innanzitutto Outpump. E lascia una domanda al prossimo ospite. Che non so chi è, giusto? Che non sai chi è, e potrebbe essere l'ultima però di questa pillola, di questa giornata. Ti sei mai annoiato a fare quello che stai facendo adesso? Cioè hai avuto mai un momento in cui hai detto anche basta, questa cosa sta diventando, cioè mi sto chiudendo in una scatola troppo piccola e al punto tale che forse mi annoia, voglio cambiare. Grazie ancora a Claudio Pavesi e in bocca al lupo. Grazie mille a te e a voi tutti. Ciao. Ciao. Siamo quasi alle battute finali con i nostri ospiti che passano dai microfoni di Al Dente, direttamente dal Festival del Made in Italy. Partiamo anche con te, senza dire prima chi sei, dalla domanda sospesa lasciata da Claudio Pavesi di Outpump, che dice: ti sei mai annoiato in quello che stai facendo? No, è l'opposto, cioè è proprio ci sono talmente tante cose da fare che la difficoltà è proprio dare priorità a quello che stai facendo, no? Quindi è forse logorante da quel punto di vista, perché è un continuo pensiero sul dove sto andando, cosa sto facendo, soprattutto
nel settore in cui siamo è comunque un settore complesso e con tante sfide difficili, un settore che evolve tantissimo, perché comunque il settore media evolve. No, adesso perché volevo dire che stiamo parlando con Alessandro Tartaglia, ovvero co-founder di Alta Cucina. Oh. Volevo contestualizzarti adesso dopo che mi hai brevemente risposto, prego, vai avanti pure. No, quindi no, la noia non c'è, c'è appunto l'opposto, quindi questa frenesia giornaliera nel fare. Quindi no, mi diverte, ma perché sai, la mia passione è, non so, è risolvere problemi. Se ti metti sopra una cosa difficile da risolvere, stai ogni giorno a cercare di risolvere problemi. Quindi ho trovato la mia passione lì. Magari la cucina non era la mia più grande passione. Se avessi fatto solo quello, cucinato la mattina e la sera, ti avrei detto sì. E come sei arrivato poi a dire la cucina, il mondo insomma della ristorazione, non è più solo la mia passione, ma voglio che diventi la mia vita? Beh, Alta Cucina è nata non come un progetto imprenditoriale, neanche da una passione, è nata come una necessità di pubblicizzare dei supermercati online. Da lì, insieme al mio migliore amico, ci siamo detti lanciamo una rubrica di ricette. Perché che un bello supermercato... quando nascono i progetti con il migliore amico o la migliore amica. Cioè... Ma quella era la grande forza, quella era io e lui cercavamo di lanciare progetti, non so, penso ogni due mesi avevamo un progetto in mano, perché lui la viveva a Londra, io a Roma, c'era tanta voglia di riunire questa amicizia nata all'interno. Liceo. Facciamo qualcosa insieme, no? Lo ritrovo anch'io tantissimo, anche nel mio gruppo di amici, scusami. No, ma è, no, ma è, cioè è la cosa più bella, cioè vivere giornalmente con un tuo amico e col tuo migliore amico poi e lanciare un'azienda con il tuo fratello, anche perché si sa poi alla fine le tensioni che nascono tra co-founder che non si conoscono, mentre quella è la grande forza, da dove è partito tutto, quindi ritroviamoci su un progetto. Ed è quello che rende tutto bellissimo, perché comunque anche questa squadra poi nasce, cioè alla fine un'azienda è sempre un po' una trasposizione poi delle persone che l'hanno fondata, no? Quindi è un'azienda di amici, poi di base. Bello. Forse è quello. Ottimo, ti auguriamo tantissime belle cose per il tuo progetto. Prima di lasciarti andare, ultima domanda del Festival Made in Italy di oggi per l'ultimo ospite che passerà di qua. Il momento più difficile che hai vissuto nella tua impresa attuale? Ottimo. Ringraziamo ancora Alessandro Tartaglia, co-founder di Alta Cucina. Grazie, grazie a te, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ultimo ospite che passa dal podcast al dente, qui dal Festival del Made in Italy. Chiudiamo con Gianvito Fanelli, ovvero fondatore di Vita Lenta. Ben arrivato. Grazie, ciao. È un piacere essere. Com'è andata sul palco? Ah, benissimo, faceva solo caldo, ma a parte quello, quindi devo imparare a vestirmi meglio per questo tipo di situazioni. Ma in realtà è stata una bella conversazione, molto varia, con delle realtà, fra l'altro alcune le conoscevo direttamente, altre non avevo mai conosciuto, quindi è stato anche bello dare faccia a queste realtà. Ecco, raccontaci brevemente che cos'è Vita Lenta. Questa è una domanda difficile, però brevemente ci provo. Io ho definito un posto tranquillo su internet, che visto che i social insomma non sono più un posto tanto tranquillo secondo me, visto che la fruizione è sempre molto veloce, quindi è un luogo dove io raccolgo dei video molto brevi, in realtà sui 15 secondi, che ci raccontano un modo diverso di vivere la realtà, un mondo che in realtà esiste, che però non era rappresentato magari sui social, quindi un mondo di lentezza, di momenti in cui ci godiamo quello che abbiamo di fronte, che forse non ci bastava più. In realtà non solo ci deve bastare, ma in realtà è di grande valore. Quindi momenti passati davanti al mare a non fare niente, momenti di noia. La noia che è una delle emozioni che cerchiamo di contrastare facendo costantemente cose. Che invece secondo me dobbiamo un po' riacquisire come uno strumento, secondo me anche per lavorare, per essere più creativi. Allora, domanda sospesa che ti è stata lasciata. Il momento più buio della tua vita, se c'è stato, qual è? Ma allora, momenti bui fortunatamente non ci sono stati. Devo dire che ho sopportato molto bene anche il lockdown. Probabilmente il momento più buio è stato quando ho terminato gli esami di università e non riuscivo a scrivere la tesi. E ci ho messo un po' di anni, però in realtà è stato un momento buio in quel momento. Ho provato di tutto, ho iniziato a meditare, ho fatto di tutto per uscire da quel blocco. E mi permetto di dare quelle che sono state le mie soluzioni. O meglio, una è un pensiero che ho fatto alla fine. Il pensiero è che quel tempo che ho impiegato a non laurearmi l'ho impiegato a fare altro che ha portato grande valore nella mia vita. Quindi ho fatto delle esperienze che sono state importanti per me, quindi non è stato tempo buttato. Tu ti sei trasferito a che età? Io ho lasciato casa a 18-19 anni, praticamente quando ho finito il liceo ho iniziato a studiare design. Ai tempi l'unico posto secondo me dove studiare design bene era Milano,
mi sono trasferito a Milano. Cosa ti è mancato di più? Della Puglia? Bah, allora, sicuramente io devo dire a Milano stavo bene, quindi non è che mi mancasse qualcosa in particolare, potrei dire il cibo, ma in realtà Milano è pieno di pugliesi che fanno ottimo cibo. Potrei dirti magari, ecco, probabilmente il mare, la possibilità di i ritmi lenti anche, il fatto che io oggi rivendico la mia routine. Rivendico la mia routine perché poi dico, la cosa che penso è che stando in provincia di Bari io non mi sento disconnesso, grazie ai social, grazie al fatto che questo è il mio mantra, New York a 15 ore, di 15 ore dal mio paese. Non è così distante. Ti ringraziamo e meditate. Signori, chiudiamo questa pillola di Al Dente direttamente dal Festival del Made in Italy con Gianvito Fanelli di Vita Lenta. E io non posso lasciare nessuna domanda sospesa, però mi avete fregato. No, vabbè. Però potrebbe essere comunque un sequel, falla lo stesso. Che cosa domanderesti? Qual è stato l'ultimo momento in cui pensi di aver rallentato nella tua vita? Se non riesci a trovare una risposta, prova a cercarla. Vita sembra un guru. Lenta, meditate. Ancora ciao anche da parte mia, da Dario Micolani, al prossimo episodio di Al Dente. Ciao. Ciao.